meglio, che mi pare affronti almeno tre questioni. La prima, una questione metodologica, abbiamo visto anche nella, come dire, nell'organizzazione come è complesso far interagire questi mondi in maniera tale che si possa, ciascuno possa prendere e scambiare il meglio anche in termini di presenza con gli altri. Questo ci dà un'indicazione che questo percorso è un percorso che va affrontato senza pensare che sia così semplice. D'altro canto, la complessità ha questa caratteristica. Il secondo è che ci sono diversi elementi che ci interrogano in termini di questioni da affrontare. Noi ne abbiamo posto uno, abbiamo posto uno spaccato che ha a che fare con conoscenze, atteggiamenti, percezioni individuali che in qualche maniera ci danno piste da seguire per abbattere i pregiudizi, lo stigma e gli atteggiamenti di emarginazione. Ma abbiamo visto che altrettanto sentita è la questione delle politiche complessivamente adottate per ridurre l'inclusione di tutte le forme di disabilità, non soltanto quelle di tipo psicologico, psichiatrico, mentale. La terza, a me pare, derivi dall'ultimo intervento della collega, che della studentessa dell'anno sperimentale musicale. Questo mi ha colpito perché evidentemente, insomma, la disponibilità anche cognitiva all'armonia è qualcosa che poi si espande al di là dello studio della musica. Mi pare che lei ci stia dando in qualche maniera implicitamente anche uno strumento possibile e di grande significatività, stando alla sua testimonianza, di intervento. Cioè, nulla di diverso da quello, conosciamoci meglio, stiamo un po' più spesso e più intensamente assieme. Probabilmente già soltanto questo, al di là dei tecnicismi, al di là dei dispositivi pur fondamentali che la norma definisce per determinare queste cose, ma come sempre tutte le questioni passano attraverso la capacità delle persone di applicarle nella pratica. Mi pare che questo semplice ma potente messaggio di io ci sono stato e adesso devo dire tutte queste cose, non le avverto in termini di distanza, in termini di distacco, in termini di paura, eccetera, sia un messaggio di assoluta speranza, apertura che ci... che ci dà quell'ottimismo necessario a poter affermare che se è vero, come diciamo, che per i pazienti la guarigione è possibile, anche per la comunità nel suo complesso è possibile, con strumenti tutto sommato semplici, poter, tra virgolette, guarire da queste forme di pregiudizi che a volte fanno più danni alle patologie stesse. Bene, ribadiamo che mi pare del tutto scontato che questa è la prima strutturata, nonostante venga a seguito di tante iniziative in questa direzione, forma di integrazione, collaborazione e di rappresentatività di tutti gli enti, gli organi interessati alla questione per approfondire il tema, e a questo punto ci prendiamo, a partire da sottoscritto, l'impegno per ribadirlo in prossime occasioni dentro e fuori Settimana della Salute Mentale. Grazie. Grazie a voi.